Onda Studio 2, l'era di Antece. Una rubrica culturale a cura di Nando Silvestri, in onda su Radio Mia. Rimani sintonizzato. Un giorno Robert Smith, leader degli Who, disse: I must fight this sickness, I must find a cure. E così nacquero i Who. Devo combattere questa malattia, questo malessere, devo trovare una cura. Io credo che abbiamo bisogno tutti di combattere questo malessere, di questa era e di questa società nichilista, carente di spiritualità e di emozioni, ricca solo di tecnologie di barbarie, come la definì un tempo un grande filosofo napoletano che si chiamava, scusate se poco, Giambattista Vico. Ebbene, proprio con questo brano io voglio provare a trovare una cura, ecco, per i miei ma anche i vostri ricordi, le immagini di te. Questo era il titolo di questo brano bellissimo, anche se noi abbiamo voluto trattenere soltanto come sigla la parte strumentale di questo brano, di questa canzone, che è veramente stupenda e che in qualche modo è esemplificativa del nerbo della nostra rubrica, un nerbo fondato proprio sulle tracce del passato che possono aiutarci a trovare nel presente un'identità spesso caliginosa e vanificata un po' dalle tutte le cose inutili e superficiali che questo tempo impone di in qualche modo assorbire. Ebbene, le immagini di te oggi sono le immagini di un passato che parla di vie e sentieri d'amore. Voi sapete che abbiamo inaugurato questo sentiero d'amore fatto di riflessioni su luoghi, siti, posti, angoli geografici che possono rievocare questo sentimento, un sentimento che oggi passa attraverso tre regioni che sono tre regioni in perfetto allineamento, attraverso
diciamo, la loro storia, anche il loro passato, ma anche il loro capitale umano, no? E stiamo parlando della Lazio, della Campania e della Molise, tre regioni che osmoticamente confinano tra di loro e osmoticamente si trasmettono valori, culture e soprattutto emozioni che si sono scambiate nel passato e che oggi continuano a rievocare attraverso i ricordi, di un passato che è fatto di terre di frontiera, ma terre che vogliono in ogni caso sopravvivere e vogliono raccontare il loro passato, fatto di umanità, di trascorsi che spesso si intersecano fra di loro, fino al punto da rendere difficile eseguire una vera e propria distinzione, una vera e propria diversificazione. E questi territori sono territori davvero interessanti perché passano attraverso dei massicci montuosi che già assolutamente dicono la loro, attraverso il loro nome. Stiamo parlando dei massicci delle Mainarde. E questo nome delle Mainarde, attribuito appunto a questi massicci montuosi, può in qualche modo rimandare nel tempo alla lingua latina, perché possono eventualmente rievocare il senso di grandezza, ma anche alla lingua longobarda, tipica dell'VIII secolo d.C., secondo la quale Mainart voleva significare territori dalle rocce molto dure. Ebbene, probabilmente è la seconda che ci convince di più, perché sicuramente questi territori fatti di asperità, di austerità, avevano anche però una bellezza nascosta dietro questa severità del paesaggio, una bellezza fatta di distese verdeggianti, di alberi imponenti, altissimi, di valli, di colline attraversabili ancora oggi a cavallo, passando proprio dalla provincia di Caserta, del Matese, l'alta provincia di Caserta, fino a sfociare nella provincia di Isernia, nella città di Venafro, per poi arrivare nella Val di Comino, in provincia di Frosinone. Ma cosa hanno in comune questi territori? La storia di un popolo che ha voluto difendere con la vita i propri valori e il proprio sangue, perdendolo ovviamente, e a questo punto mi vengono in mente le famose parole di Giordano Bruno, meglio un'onorevole vittoria che un'onorevole sconfitta, chiedo scusa, che una vile vittoria. E sto parlando di alcuni individui, alcuni personaggi che la storia giudica in maniera sommaria, e forse, come diceva Oscar Wilde, la storia andrebbe riscritta. Stiamo parlando di Domenico Fuoco, un personaggio che a me piace tantissimo citare nella mia trasmissione. Era un brigante. Ma a me la tassonomia non piace, la classificazione non piace, le etichette per me sono riduttive. Era un personaggio molto discusso, ma al tempo stesso molto fermo e molto legato alle sue origini, ai suoi valori, alla sua gente, fino al punto da combattere con la pistola, pistola a doppia canna, a doppio grilletto, le iniquità sociali, fino al punto da mettersi contro il regno borbonico, ma al momento opportuno allearsi anche col regno borbonico per andare contro gli invasori piemontesi, quelli guidati da un personaggio ambiguo, opaco, caliginoso e sicuramente pregno di disfunzioni sia personali che storiche, quello di Camillo Benso, conte di Cavour. Un personaggio quindi che riuscì a fare tutt'uno con questa gente che ancora oggi intarsia il legno, ancora oggi è dedita alla pastorizia, all'artigianato, gente fatta di giovani che ricordano con nostalgia, attraverso parenti lontani di Domenico Fuoco, queste persone senza tempo e senza paura, che appunto si ebbero il coraggio di mettersi contro gli invasori, perché di invasione si tratta, l'Unità d'Italia è solo un miraggio. Fu una vera e propria invasione, come testimonia anche la strage di Casalduni in provincia di Benevento, sulla quale io ho scritto un articolo che vi invito a leggere. Bene, un tutt'uno tra storia, paesaggi, bellezza e amenità del paesaggio della terra, ma anche del fiume Volturno, che rimanda indietro
nel tempo, ai tempi dei Sanniti e di tutto quello che il fiume rappresentava in termini di auspicio, di aspettative e anche di spiritualità, perché dietro il fiume Volturno si nascondevano, ecco, diciamo, degli spiriti, delle vere e proprie divinità che collocavano nella natura le aspettative di contadini e di persone che avevano l'unica pecca di essere persone semplici e indifese. Proprio sulle persone semplici e indifese l'unità d'Italia si è fatta ovviamente versando tantissimo sangue, un sangue di cui oggi si parla ancora poco. È più facile parlare in senso denigratorio di Domenico Fuoco, quando praticamente annunciava la sua venuta a cavallo con le sue incursioni, sparando alle campane. Ma ricordiamo quanto sia stato legato alla sua terra e alla religiosità della sua terra, quanto adorava, sicuramente rispettare, in religioso silenzio la Madonna di Canneto, nella, Val di Comino, a San Donato Val di Comino. Lo ricordano ancora oggi i preti, i sacerdoti di questi luoghi che ancora oggi richiamano questo personaggio, questo duce, questo salvatore, ma anche questo punto di riferimento, diciamo, locale, che molti suoi avi, molti suoi discendenti, chiedo scusa, ricordano con grande, grande nostalgia. E io, proprio a proposito di cultura locale, campana, e diciamo, ma anche lucana e cultura dei briganti, voglio farvi ascoltare una mia poesia vincitrice di premio nazionale. E prete, di Nando Silvestri. Saglio, concio, concia, viarella appesa. Nu presepe assettata in coppa e prete stu paese. Prete scagnato con ma carte nu libro antico. S'ha ricordano tiempo e o cavalle Federico. Erò mescienz, duca, re, principe putente. Faceva meraviglie si parlava miezza gente. S'aizzavano baruno, furastiere e puro vinta. Sciusciano buttava prete. Ero 1200. Tiempo casa scarrupata, re morte si è scordata. Sotto a stu papierne stevano i figli senza sorte. Anime mamma, strignita sta crocia forte forte. Una legge, o velenera bucia, a paura fora porta. Non c'ha data, non verita, si da peste che cammina. O scorne chi s'impesta e catena ravicina. La luce schiara e o munna se m'avogna in matina. Zitta! O Papa è la verità con movina pagantina. Tu che puoi sapere, riceve Cadinda Monsignore, se non fosse pazza ti tasserindo fuoco là che fora. Nucente sotto e preta, a sorte straccio cora. Curre, curre, nenne, a lampa arda ancora, e sempre tiempo e libertà per coccoruna. A paglia sotto e trava, a cannela, che fortuna. E trasudano cristiana, ciuciuliano sotto a luna. Dio starinda e preta, parole Giordano Bruno. Nuvole appese sotto cielo come pezza, chiagna una vita cristiana fatta piezza piezza. Sotto e preta scorreva acqua, mo sulla munnezza. A uccelle notte, a vocella, o suona, una carezza. Canta solo solo miezze tucca e campana. Puro sole si è incantata e scende chiana chiana. Buonasera a chi sta rindo a quattro prete mano a mano a mano, e stelle si spartono i pensieri fino a dimana. Pana pozzicata, terra faticata e preta fravacata. Quattro sord, n'angaria, chi s'accatta fammellata. A pocondria tegne sale chi riuna e si è saziata. Ad amore una nota sola, o tempo si è inchiuvata. Si smerzano e frasca, a luna scommoglie canale. Luce rinda all'acqua, un coppo fiero generale, ninga nanca, serpe terra doce e cavace capala, meglio un brigante acciso che un meridionale. Passa e spassa, un coppo e prete che la fronna, tra se gli esce a primavera e poi l'autunna, come due cummare vanno in quanna, è sempre questo munna e due vanno ricenna. Vatta, vot, si vuo sento cuore sbatta fino a ca.
prima che a singhi luce saglia parte là, ma ricette primavera fuienne senza se fermà, mo sbarerin de suon, non vero l'ore se scetà. Bene, abbiamo ascoltato il prete, la voce era di Piera Russo, attrice casertana, e io vi rimando alla prossima puntata. Ciao!